richiesta principale è quella di un allungamento delle concessioni, quindi un superamento della Bolkestein, quindi una richiesta al governo. Però per quanto riguarda la regione Liguria chiedono degli snellimenti nelle pratiche della ricostruzione. Assolutamente legittima sia una che l'altra, e anche sulla questione, che è competenza ovviamente del governo, noi ci aspettiamo nel più breve tempo possibile segnali concreti, ma io andrei oltre, non andrei neanche a dire allungamento delle concessioni, cioè noi dobbiamo proprio uscire dalla direttiva Bolkestein, perché le aziende italiane, le aziende balneari sono aziende di beni, non di servizi, quindi non sono e non devono essere sottoposte alla direttiva Bolkestein. Per quanto riguarda invece ciò che è di nostra competenza, oltre a quelli che saranno i fondi che speriamo possano arrivare e devono essere ben distribuiti sul territorio, ovviamente tutto, e la riunione di oggi è proprio per questa ragione, di snellire al massimo le pratiche di natura urbanistica. Infatti sono anche qua non solo come assessore al demanio ma anche come assessore all'urbanistica, accelerare le possibilità di ricostruzione da parte del privato, snelliremo sicuramente le procedure e daremo la possibilità a chi può già intervenire di farlo nel più breve tempo possibile. Per evitare che un evento del genere si ripeta, una ulteriore richiesta è quella di utilizzare il materiale delle grandi opere, il materiale di risulta, per fare dei ripascimenti più importanti. Assolutamente legittima, però sapete che l'Italia è un paese strano, noi le cose le possiamo anche autorizzare e volerle fare, il problema è che spesso dal Ministero dell'Ambiente troviamo dei no su questo tipo di interventi, però sicuramente bisogna intervenire per evitare e per contenere quelle che sono stati e che rischiano di essere anche in futuro dei piccoli uragani, perché ovviamente quell'acqua che è scesa, il vento che c'è stato è paragonabile a un piccolo uragano, quindi un altro attacco di questo genere da parte della natura sarebbe devastante. Bisogna fare degli investimenti, è ovviamente una materia delicata sia da un punto di vista tecnico-ingegneristico ma anche soprattutto da un punto di vista economico, perché ogni intervento di questa natura, le dighe sovvolte, faccio degli esempi, o altri tipi, sono eccessivamente costosi, però bisogna governo e regioni insieme che comprendano che l'Italia è una penisola toccata dal mare e quindi questi avvenimenti potranno ripetersi in Liguria ma in tutta Italia, e quindi chiediamo delle politiche, dei finanziamenti apposta. Dalla parte nostra sicuramente cercheremo di agevolare anche gli interventi che lei diceva. Che l'intervento immediato noi lo faremo sicuramente, l'abbiamo già pensato e lo stiamo già mettendo in atto. Noi chiediamo, faremo il modo di snellire ovviamente quelle che sono le procedure urbanistiche per dare le possibilità ai privati di intervenire. I comuni che hanno già ricevuto i fondi per i ripascimenti prima ovviamente di questa mareggiata e che dovevano spenderli entro il 31 di dicembre, pena la revoca di questi fondi, noi daremo una proroga fino alla fine di aprile, quindi i comuni avranno più tempo anche per valutare le zone più colpite della loro città sulle quali intervenire. Quindi cercheremo insieme ai balneari, insieme a tutti gli operatori, di percorrere insieme una strada sicuramente difficile ma che ci deve portare a una soluzione nell'interesse di tutti. Senta, chiedono anche che voi interveniate verso il governo centrale per la famosa direttiva Bolkestein. Ma guardi, proprio questa mattina a Roma la Corte Costituzionale ha discusso una delle nostre due leggi fatte col buonsenso, che hanno avuto anche un sostegno politico bipartisan, quindi fatto proprio nell'interesse del territorio, e che aspettiamo il risultato da parte della Corte. I segnali non sono sicuramente positivi, noi vogliamo non le proroghe, ma vogliamo che la Liguria, ma che tutta Italia, esca dalla direttiva Bolkestein, perché queste aziende non sono aziende di servizi, sono delle aziende, sono dei beni che si tramandano da anni e quindi non possono essere messe all'asta come semplici servizi. Speriamo che il governo lo faccia. Il fatto di aver denunciato, di aver testimoniato nell'aula del processo ha fatto sì che io conoscessi tutta la realtà, un sacco di persone, di belle persone, perché diciamo l'intorno che abbiamo non è fatto soltanto di persone cattive, ma c'è una marea di gente in gamba con la quale condividiamo questo percorso di libertà contro le mafie e contro tutte le ingiustizie in genere. Cerchiamo di parlare soprattutto anche con queste generazioni della mia età, perché i ragazzi hanno bisogno della loro presenza. È inutile che deleghiamo tutto ai giovani dicendo loro che il futuro lo devono cambiare noi. Già gli abbiamo fatto dare
trovare un presente pasticciato, quindi noi insieme a loro dobbiamo andare avanti insieme, perché se no non si ritarda tutto e non si fa presto. È una giornata importante sia per Imperia sia per tutta la provincia, perché è un tour, chiamiamolo tour, di una settimana in varie scuole da Ventimiglia a Imperia con Rocco Mangiardi, testimone di giustizia. Rocco Mangiardi fa parte dell'Associazione Libera, che in Calabria, come in tutta Italia, combatte la mafia con la cultura, con il sostegno e la difesa dei testimoni di giustizia, come il nostro ospite di oggi, con l'uso sociale dei beni confiscati e con la denuncia costante del fenomeno mafioso. Quindi noi siamo qui in provincia, incontriamo gli studenti per fare una, chiamiamola, vaccinazione, vista che è la stagione, no? Cioè per fare in modo che i ragazzi siano sempre pronti e preparati a riconoscere il fenomeno mafioso quando si presenta anche dalle nostre parti. La CGIL ha aderito, la Camera del Lavoro ritiene di voler incrementare questo tipo di attività, cercando di avere un ruolo didattico all'interno della provincia, svolgere un ruolo che sia quello di favorire un confronto, una discussione, un dibattito su temi che sono importanti. Bisogna parlarne ai giovani, come sta facendo Libera, bisogna andare nelle scuole, bisogna trovare dei momenti di dibattito, di confronto, perché in un momento nel quale si va di corsa, ci si informa con Facebook, si ragiona e riflette poco e si è vittima di un disastro dal punto di vista dell'informazione, delle fake news e quant'altro, essere ancora un momento nel quale ci si ferma, si ragiona, ci si confronta e si affrontano dei temi importanti e spessi come questo, credo sia un valore aggiunto. La Camera del Lavoro lo ha sempre fatto e vuole continuare a farlo. Ci sono storie come questa che vale proprio la pena raccontare, che sono belle come gli occhi di un bambino, dolci come la visione di una stella, avvolgenti come un maestoso tramonto settembrino. Osteria La Mezzaluna di Alassio, siamo con Luca Barozzi, autore emergente di un romanzo intitolato Oltre il sogno, il vento. Luca, di che cosa parla questo libro? Questo libro è una grandissima storia d'amore, è vivo, è appassionato, è travolgente. Ho cercato di fermare attraverso la scrittura un qualcosa che mi ha travolto, raccontarlo agli altri e far sì che gli altri leggendolo possano essere travolti. Sarà tutto perfetto, cancellerò sbagli e macchie. Qual è di tutti i personaggi quello a cui tu sei più affezionato o quello in cui tu ti sei più immedesimato? Ovviamente il protagonista, perché sono io, perché ho messo tutto quello che avevo, tutte le mie passioni, tutti i miei sentimenti, tutta la mia rabbia, quindi l'ho messa in quel personaggio e gli ho dato vita attraverso la letteratura. La vita è un campo di battaglia, spiega Luca, durante la presentazione del suo libro Oltre il sogno e il vento. Ogni istante è una pallottola che devi schivare e una che devi tirare. È un muro da battere, è una trincea dietro cui ti devi difendere, e quindi anche la mia passione per lo scrivere mi comporta una variegata gamma di difficoltà che, se non ci mettessi il massimo della volontà, non riuscirei a fare. Suo amico Luca Barozzi con Oltre il sogno e il vento, una straordinaria storia d'amore. Quest'anno siamo arrivati alla 39esima edizione, un percorso straordinario di storia, di cultura, di tradizione che identifica Cervere e il suo Porro in un percorso ideale di grande accoglienza per i turisti che verranno a Cervere in questo periodo. Migliaia di persone verranno a degustare il prodotto, ma verranno anche ad acquistare il prodotto.
questo prodotto straordinario della nostra terra che dà lavoro a oltre 40 famiglie cerverese che sono racchiuse nel consorzio per la valorizzazione e tutela del porro cervere e che genera, insieme al successo del territorio, che è quello turistico importante, anche un piccolo benessere di vita familiare. Anche quest'anno proponiamo diversi gemellaggi. Andiamo distante, andiamo dal radicchio di Treviso, quindi con Treviso e il suo radicchio, un'eccellenza di un altro territorio, ma un'eccellenza italiana. A noi piace lavorare con le eccellenze. Andiamo a Ceresole con la Tinca, a Fossano con i bocconcini d'oca del Paglio di Fossano, andiamo a Cherasco con la lumaca e con la rana di Roreto. Dolce particolare, perché sono molto felice di dire che il dolce quest'anno sarà il panettone fatto dall'Atelier Reale. Beh, un ristorante, 2 stelle Michelin, che si mette a disposizione della Fiera del Porro, forse vuol dire che la Fiera del Porro non è più tanto fiera, ma è qualcosa di più. Andiamo a Cavaller Maggiore, che fa il gemellaggio con Treviso. Portano il piatto portato a Casa Italia alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang, e quindi anche questa è una cosa piacevole, e quindi direi bene, forse ho dimenticato qualcosa, ma sono talmente tanti, ora in conferenza stampa se ne parlerà, e ci siamo, se venite a trovarci mercoledì 21 serata Baladén, venerdì 23 serata delle eccellenze, mercoledì 14 il porro incontra il pesce della Liguria. È una fiera che si annuncia di nuovo con ricca di iniziative, abbiamo di nuovo fatto subito l'amplen di prenotazione, questo ci gratifica moltissimo e ci fa capire che stiamo lavorando molto bene, perché temiamo sempre che ci sia un attimino una situazione di crisi di coloro che vogliono venire a gustare il porro, invece il porro va assolutamente alla grande. Io vorrei semplicemente toccare un attimino l'attenzione su un evento di solidarietà che ci sarà, una novità che ci sarà il 14 ottobre, a 3 mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, in collaborazione con la Regione Piemonte, con il collega e amico Angelo Vaccarezza, ci sarà una raccolta fondi per le famiglie del Morandi. Siamo riusciti a recuperare dalle società di Serie A diverse maglie autografate, tra cui quelle di Ronaldo, quelle di Carpi, Belotti, Higuain, Milik, Chiellini della Nazionale, quindi le metteremo all'asta e il ricavato andrà a queste famiglie. Quindi non solo divertimento, ma anche un po' di solidarietà. E poi rimarco assolutamente il fatto della grandissima Proloco, che fa un lavoro incredibile con 300 volontari, quindi sono un esercito. Io mi stupisco sempre che questa fantastica iniziativa, che la Fiera del Porro, va avanti da sola, e i risultati sono sempre eccezionali. Il consorzio, devo dire, che sta facendo anche lui un ottimo lavoro, che il prodotto che offre è sempre un prodotto di primissima qualità, quindi comune, Proloco, consorcio, fanno squadra. Devo ringraziare la Proloco di Cervera e il sindaco Marchisio, perché hanno voluto con noi fare questo sodalizio. Il 10 novembre quindi faremo un gemellaggio gastronomico per fare un risotto insieme al gorgonzola, ma non è un risotto qualunque, è un risotto speciale, perché è lo stesso che dei cuochi stellati a Pyongyang, quando Biraghi era ditta sponsor della nostra nazionale alle ultime Olimpiadi, hanno creato apposta a Casa Italia. Quindi riviviamo un po' dell'ultima Olimpiade e un po' di Casa Italia all'interno della Fiera di Cervere e del Porro di Cervere, e per questo è un grande onore per noi ed è un grande onore per il territorio. Il 10 novembre, poi fino al 25, l'evento che fa il record delle presenze di commensali a Cervere, con la 39esima edizione della Fiera del Porro, declinato in mille modi e con dei sapori che chiunque venga a degustarlo poi si porterà come ricordo a casa. Un evento di grande sport, soprattutto di grande nuoto a livello internazionale, tanti atleti che arrivano da tutte le parti del mondo. Ogni anno il Nico Sappio, insomma, conferma il grande lavoro degli organizzatori e degli appassionati del nuoto. Genova, devo dire che quest'anno ha avuto delle opportunità, e mi riferisco alla finale 8 che abbiamo ospitato sempre alla Sciorba, e Nico Sappio conferma, insomma, la vocazione della nostra città a ospitare eventi internazionali di pregio come in questo caso. Come sempre Nico Sappio
attrae tantissimi appassionati, persone che fanno nuoto, ci sono tante persone che vogliono vedere all'opera questi grandi campioni, ripeto, a livello nazionale e internazionale, tutto questo grazie insomma all'impegno e al lavoro dei nostri amici di MySport che insomma si impegnano tutto l'anno per organizzare al meglio questo evento sportivo. È un grande evento, è uno degli eventi più importanti del nuoto, che in una struttura che ha dimostrato una grande capacità di accogliere grandi eventi, e questo è giusto sottolinearlo, ci saranno dei grandi atleti, il meglio del nuoto, e quindi io spero che ci sia anche un grande pubblico per uno sport che è uno degli sport principali per la nostra regione, con un ritorno di grandi, tra cui Federica Pellegrini che si ricimenterà nei 200 metri e che soprattutto ha dichiarato, basta leggere le agenzie, che ha rinunciato ad altre gare, per esempio Viareggio, per concentrarsi a Genova, perché questo è un trofeo importante, ma anche perché Genova è Genova e in questo momento aveva bisogno di attenzione e forse in tanti di ripartire da qua. Lei lo farà e credo che sia un altro momento in cui tutti noi lo possiamo fare insieme. Il programma si alternano le gare che sono maschili un giorno, sono femminili il giorno dopo, inizia al mattino le batterie, iniziano alle 9 e finiscono verso mezzogiorno. Al pomeriggio, il venerdì, la diretta è dalle 4 e mezza alle 6 e invece il sabato è dalle 6 e ci hanno prolungato fino alle 8. Il pubblico si può recare in qualunque momento a Sciorba e troverà al desk i biglietti per la manifestazione. Gli italiani sono tra gli automobilisti più indisciplinati e i dati che emergono dalle statistiche mettono in rilievo il fatto che sono più di 20.000 coloro che nel bel paese non hanno più punti sulla patente. La Lombardia è la regione con più patentati e con circa 4.000 con punti zero. La provincia di Napoli ha il volante autisti con punti sopra ogni proporzione e sopra ogni statistica, anche se il Friuli Venezia Giulia è in proporzione agli abitanti patentati e prima in classifica davanti alla Calabria. Tra le strade di Napoli si gira in moto senza casco, compreso i poliziotti. Il semaforo è un optional fastidioso e il rosso equivale al verde. È il mondo dell'indisciplina che avanza e che fa trovare le scuse più assurde per sfuggire alle maglie di leggi e regolamenti. I più fanno spallucce infischiandosi delle multe salate che spesso non arrivano a destinazione perché le targhe non corrispondono alla reale proprietà del veicolo. È una giungla che dà alibi, seppur debolissimi, anche agli stranieri. E vi raccontiamo di un albanese di 32 anni che in più parti d'Italia è riuscito a mettere insieme ben 32 passaggi con il semaforo rosso. Lo hanno pizzicato i carabinieri e bloccato. Si è giustificato dicendo di aver vissuto per anni in Sud Italia dove il rosso nessuno lo rispetta. Ora però dovrà pagare 163 euro per ognuna delle 32 infrazioni commesse per un totale di 5.200 euro. Anche il semaforo in questo caso trova giustizia. San Prosdocimo. Come tramanda la tradizione, fu uno degli evangelizzatori del Veneto nel periodo delle invasioni barbariche. Originario di Antiochia, per volontà di Pietro, fu primo vescovo e patrono della diocesi di Padova. Il culto nacque nel luogo che ne custodiva un'immagine clipeata nel VI secolo, oggi collocata nella Basilica di Santa Giustina. Si suppone una ripresa del culto nell'ultimo quarto del secolo XI, nel quadro di una risistemazione della chiesa padovana. Il 3 gennaio 1076 il vescovo Oderico donò una cappella extraurbana a lui intitolata al monastero di Santa Giustina e di San Prosdocimo. Il culto del santo è molto radicato a livello popolare, viene spesso invocato per la protezione del raccolto.